Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana e non solo, come me, a tutti i protagonisti di questo filone che sta ancora avendo oggi un successo incredibile. E con noi, e sono veramente emozionato, abbiamo, io dico, un mostro, proprio un mostro sacro dell'animazione, un DJ, un cantante, un autore. Con noi Enzo Persuader, benvenuto. Essendo un mostro, evito di far vedere il mio viso ai telespettatori perché non vorrei che rimanessero sconvolti nel vedere tanta bellezza fisica. Eccola qua. Vedi? Era meglio il pallone, era meglio il Bravo, hai detto bene. Oggi è meglio il pallone perché fra 3 mesi saranno 68. Per Ecco qui. ricordare il famoso 68 dei miei 14 anni, però adesso non siamo più nel 68, ma diventeranno 68. Complimenti Enzo, complimenti. Dai, facciamo un po' di chiacchiere io e te, tanto non ci ascolta nessuno, ok? Non è un Per, diciamo, problema, allora, per non è un quell'ultima, problema. per l'unica persona al mondo che non ti conosce, perché ce n'è una sola che non ti conosce. Chi sei? Raccontaci chi sei, come ti sei avvicinata anche al mondo musicale, insomma, raccontaci un attimino. Allora, in realtà io sono Enzo Ferrarini, sono nato a Spilamberto, in provincia di Modena, capitale mondiale dell'aceto balsamico. Dove nasce l'aceto balsamico? A Spilamberto. Ah, beh. Ho vissuto i miei primi 2 anni e naturalmente essendo la mia famiglia una famiglia numerosa, perché mio papà era secondo di 12 fratelli e sorelle, 8 maschi. E 4 femmine, ho vissuto Spilamberto con un amore particolare e amavo Spilamberto e amo Spilamberto perché a Spilamberto sono legate ricordi e immagini che sono indelebili, una su tutte. Le donne che lavano i panni nel canale e l'acqua del canale, che oggi chiaramente non esiste più a Spilamberto perché è stato coperto, chiuso. E l'acqua del canale, posso dire che l'acqua nella bottiglia di qualsiasi acqua minerale, per non pubblicizzarne neanche una, era meno chiara di quella del canale dove io vedevo le donne lavare. E mi ricordo perché la prima partita di calcio che vidi quindi la Spilambertese, la vidi proprio a Spilamberto e conta che io andavo a dormire con il pallone proprio. Quindi la mia prima grande e unica passione inizialmente era il pallone. Ho vissuto una vita parrocchiale fino ai 18 anni con un gruppo di ragazzi e ragazze meravigliose, alcuni dei quali purtroppo ho perso per colpa di quello che la parabola della vita, che c'è la salita e la discesa verso il porto. E in parrocchia ero una macchietta, il trascinatore, il più grande casinista che se mi muovevo io si muoveva la compagnia, se non mi muovevo io la compagnia non si muoveva. Ho iniziato a recitare nel gruppo sperimentale 70, che era un gruppo teatrale dialettale modenese, quindi ero ancora un adolescente, un ragazzino, e nel frattempo crescevo calcisticamente fino ad arrivare nel settore giovanile del Modena, nel quale sono rimasto. A parte una piccola parentesi in prestito alla Rubierese in promozione, fino al 74-75, anno della promozione in Serie B, e avevo 21 anni e io di me dico sempre che ero più forte a giocare a calcio che a fare il DJ. Per dare un'idea, chi ha visto giocare Pippo Inzaghi, io
Io quando lo vidi la prima volta in campo lo guardai esterrefatto perché mi sembrava di vedermi in mezzo al campo, i miei stessi movimenti, la mia stessa velocità. Io ero molto veloce, conto che facevo i 100 metri in quasi 12 secondi. E avevo uno scatto fulminante, caviglia sottile, e poi ebbi un incidente in Coppa Italia contro il Mantova e il portiere del Mantova mi provocò il distacco del menisco laterale sinistro della gamba sinistra, e questo mi portò a essere prima portato su un piedistallo con articoli sui giornali, perché ero il gioiello del settore giovanile, a essere dimenticato, perché allora ti rompevi il menisco nel 1972 ed eri merce da buttare. Quindi vorrei, prima di andare avanti, dichiarare: il calcio faceva schifo allora, fa schifo anche oggi, non è cambiato niente. A me piace veder giocare, ma quello che c'è alle spalle del veder giocare mi fa venire il vomito, sinceramente. Perché io sono sanguigno, passionale, attaccato alla maglia, e avrei voluto portare il Modena in Serie A e in Champions League, quella che una volta si chiamava Coppa dei Campioni. Fu un trauma talmente grosso, un dispiacere così grande, che mi fece conoscere la vita ancora di più, e mi accorsi che quello che tu avevi fatto di bene fino allora, in un attimo era buttato alle ortiche, e tu dovevi lottare per recuperarti e dimostrare prima a te stesso e poi agli altri che non era così. Andai alla fine della stagione in prestito, come dicevo, alla Rubierese, ma essendomi fatto male col portiere ed essendo io un bomber, ero ancora impaurito dal male che sentii e non avevo rotto il ghiaccio nel contrasto, in poche parole. Sì, non te la sentivi, non te la sentivi, avevi paura, non te la sentivi. Sì, litigai dopo, avevo paura di rifarmi male, perché certo, pensando al calvario che ho passato, anche perché lasciarono un ragazzo di 17-18 anni a recuperare da solo un'operazione fatta da due cani che non sono più vivi, quindi del male non ne faranno più, e nessuno mi diceva che cosa io dovevo fare. Abbandonato completamente a me stesso, io che sono un orgoglioso, arrivato a chiedere al mio allenatore Bonci, papà di Fabio Bonci: mister, per piacere, mi faccia giocare, voglio capire come sto, come sono. Non successe più. Quindi andai in prestito, ritornai a Modena, io già facevo il DJ nel 73. E quindi ricominciai, arrivò la stagione 74-75, e io avevo chiesi, non avendo contratto, mi mancava un anno allo svincolo, quindi essere proprietario del mio cartellino allora, e chiesi di potermi allenare, perché ancora non facevo il DJ, lavoravo in un locale che si chiamava Schilling Club, e non mi accettavo se non facevo quello che era ancora la grandissima passione, pur avendo una passione per la musica innata, chiaramente. E allora mi allenai e mi misi in mano al mio primo allenatore, Peppo Ferragutti. Quando ritornai al campo gli dissi: mister, mi disse: ciao Ferragutti, dimmi, vorrei allenarmi con te, con i ragazzi. No, ma guarda che tu devi andare a allenare con le riserve della prima squadra. No, non mi interessa, io mi voglio allenare con te, dico, tanto nessuno mi può dare degli ordini, perché io non ho un contratto, non ho uno stipendio, non ho niente. Ho chiesto io di allenarmi, e lui mi disse: guarda che io ti tratto come tratto gli altri, tu mi devi trattare come mi hai sempre trattato, perché io poi premeditavo tutto. E infatti lottai
per recuperare per bene, arrivò il primo contrasto proprio lì e mi accorsi che non avevo più paura. Arrivò la prima convocazione contro la SPAL in panchina, la seconda convocazione contro la Cremonese e vinciamo in casa 1-0 e faccio gol io. Evito tutto il resto, da lì in poi arrivo alla fine del, verso la fine del campionato, che ero capocannoniere, migliore in campo e tutti sapevano che facevo il DJ. Arriva la prima convocazione in prima squadra, 74-65, promozione dalla Serie C alla Serie B. Io ero la riserva naturale di Baffo Gol, Roberto Bellinazzi. E la prima partita venni convocato Modena-Ravenna e andai in tribuna perché andò in panchina Galletti. E allora pagavano 170.000 lire al punto. E io presi per la vittoria 340.000 lire. Parliamo di qualcosa come almeno 4.000 euro oggi, via. Oggi. Più o meno. Sì, sì. 4.000 euro oggi. E, continuo a giocare nella Beretti, che era il seguito della De Martino, un anno solo, poi oggi la Beretti sono i ragazzini, non è più la seconda, le riserve della seconda squadra, gli under praticamente, eravamo quelli che erano le riserve della prima squadra. Finché arriva la... Questo è Pietro. Lo sento. Vuole partecipare anche lui. Quando suonano il campanello è un casino. E quindi arriva, mi chiamano lì dagli spogliatoi, Martinelli, Galbiati e un altro, Eborea, che era il direttore, allora direttore sportivo del Modena, e mi dicono che la settimana che doveva arrivare ero convocato e c'era la possibilità dell'esordio. E io risposi: ma questa domenica? Sì, questa domenica. Ah, dico, non posso venire. Come non puoi venire? Ah, non posso venire, devo andare a pescare con i miei amici. Ho già un impegno. E tu butti all'aria, e dico, ma voi non mi avete buttato all'aria quando avevo 20 anni? E allora, qual è il problema? Io non c'ho mica un contratto, non prendo niente, se mi avete convocato ho preso il premio partita, se no non prendo niente. E da lì comunque... Io rinunciai alla convocazione, mi lasciarono con la mia prima squadra, la mia seconda squadra, io continuai a far finta di niente fino alla fine del campionato, alla fine del campionato mi cedettero in prestito al Cosenza. Il presidente venne a Modena a cercarmi perché io non mi presentai al ritiro. E il mio mentore, unica persona sana del Modena, il compianto Sandro Gasparini, e che era il segretario storico, gli disse al presidente: guardi, dice, Ferrarini è in Gargano col suo Kawasaki 400, se lo riesce a portare giù a Cosenza noi non vogliamo niente, ve lo diamo gratis. Fine. Non ho più giocato a calcio a livello professionistico. Sì. Mi sono divertito con i miei amici del bar e della parrocchia vincendo tutti i vari tornei e campionati, perché eravamo tutti ex calciatori. Certo, certo. Ma non ho più giocato, mi cercarono tante squadre ancora per un paio d'anni, dal Sassuolo al Carpi, ad altre squadre. Conta che io feci un provino per la Fiorentina l'anno che presero Caso, solo perché io avevo la caviglia destra ancora fuori uso, ma feci 2 gol a Galli nel provino, 2-2, e presero anche Cianchetti, che venne a Firenze. Quindi ho provato per l'Inter, per il Milan, per la Fiorentina, ho fatto tante cose come calciatore. Certo. Poi da lì in poi è iniziato. Cosa è successo da lì? Perché c'è una data che è il 1976.
No, io ho iniziato nel 73, già mentre giocavo a calcio. Sì, però qui no, hai fondato Radio 1970. Stella. No, Radio Stella andiamo nel 1982. Ah, 82? 76 è Radio Reggio, Radio ovvero Reggio. in ordine Milano International fu la prima, Ah. Punto Radio fu la seconda, Radio Reggio Emilia fu la terza. Ah, Poi da Radio Reggio ci fu la scissione, cioè la scissione, uscimmo e fondammo Radio R, e nel 1982 in nome di mia nonna Maria Stella Ferrarini, che è morta, che avevo 2 anni, e ho un vaghissimo ricordo, ma poco e nullo, ma mi adorava, mi ha sempre detto questo, e sperava che diventassi prete. Addirittura. Perché dicevo che avevo un viso d'angelo, perché in effetti adesso sono brutto quanto un colpo, ma quando ero No. piccolo e giovane ero un bel pischello, Certo, eri bellissimo. proprio. Niente, niente da dire. Quindi faccio Radio No. Stella nell'82, anno in cui lascio anche il Marabù dopo 6 anni, dal 76 all'82, quindi da quando aprì. 5 anni, 77-82, scusa, e lì mi vado al Living a Bologna, 82-83, estate 83, primo anno di bandiera gialla, fino al 1995 bandiera gialla. Quante storie lì, eh? Quello Certo. è il mio regno, rimarrà il mio regno. Il re del bandiera gialla. E faccio un brindisi al mio regno. Fantastico, fantastico. Comunque, diciamo, a inizio anni 80 ti sei buttato anche a fare qualche disco. Sì, io sono stato il primo DJ in Italia a fare una compilation mixata senza computer. Una compilation mixata con i bobinoni, ai quali Salvatore Adamo, tecnico della CGD di allora, Messaggerie Musicali di via Quintiliano a Milano, della famiglia Sugar Caselli, Sì. e applicò al bobinone uno slider per poter cambiare la velocità. Della Ma un bobina. piccolo particolare, quando schiacci la pausa, non è come la pausa del tractor o la pausa di un lettore CD che è immediata. Io dovevo calcolare anche la latenza, il ritardo, quindi dovevo anticipare. Ti dico solo che per fare il cambio con Dying to be Dancing ho impiegato circa 40 minuti. Per fare un mixato ci ho impiegato tutta la giornata. Mixato che si chiamava Preludence, fatto per la Prelude, e uscì anche in America e ha avuto un buon successo anche in America. Ah, Quello è ottimo. stato il primo di la prima compilation, la prima compilation. Poi nell'83 arriva anche il primo disco Pretty Lover con Borgatti Guarda, Primo. te lo faccio vedere perché penso di averlo. Te lo faccio vedere la copertina. Guarda, ti vado a condividere. Guarda, lo vedi, Enzo? Allora dico, donne, guardate la meraviglia di questo ragazzo di Guardate 30 che anni. figo noi ce l'abbiamo. Guardate che roba! Cavolo, Molto rock, molto rock. con il capello tutto dietro, ingelatinato, eh? Ma sì, però i miei capelli erano naturali così, erano mossi così naturali. Sì. Avevo i capelli ricci quando li avevo tutti. Certo. Adesso, per evitare di perderne ancora, mi sono fatto la coda, li tengo legati. Bene. Ho Accidenta. detto che non me li taglio più fino a quando non muoio.
Ah, allora dai, allora fra 40, 40 anni, dai. No, se non vorrei neanche, guarda, per l'amor di Dio. Però io mi ricordo una cosa, mi ricordo, Enzo, di un disco del 1981 che si chiama Una Ford del 60. No! Sei andato a prendere fuori la Ford del 66. Te lo faccio vedere? Sì, e lì ero Guarda. sul tetto del Marabù. Vai, guarda, Che spettacolo! che porcata che è stata quella lì. È un disco un po' particolare, No, no, era proprio una porcata, eh? non è una porcata. Mi fecero dei suoni in quello studio perché la canzone in sé, secondo me, non era neanche malvagia. Però ero accompagnato da dei suoni che già allora non c'entravano niente con quello che succedeva, quello che funzionava. Dai. Diciamo le cose come stanno, come sono, Massimo. Sì, ci Era una cosa mancherebbe ignobile. Infatti, con Pretty Love, andando in mano di un produttore come Gianfranco Borgatti, il papà è stato il primo produttore di Vasco, quindi facciamo presto, per la famosa etichetta Targa, e cominciamo questa avventura con Pretty Lover, poi anche il vecchio Jacques Fred Petrus della Goody Music di Milano entrò nella produzione di Sodeside e quello era veramente un pezzo molto molto bello, fatto molto bene con i suoni che rispecchiavano l'epoca e il periodo chiaramente. Ah, senti. Ecco, questi sono i due lavori di cui mi vanto. Poi, con Bandiera Gialla, arriva il pezzo più bello, secondo me, che ho fatto, che è Dormi e basta. Dormi e basta. Dormi e basta. Di canzoni consumate la notte, donne troppo distratte, lungo i viali troppa vita non ci interessa, non ci va giù. Poi le mani sulle storie già fatte, ripensare alle cotte che ora non sono più. E cominciano a volare i pensieri solamente, solamente per tirarci su. Ma sono solo pensieri. Tararara. Conta Che che in quel bello. disco alla chitarra c'era Romano Trevisani, alla batteria Giovanni Pezzoli degli Stadi. Alle tastiere c'era Gaetano Curreri e al sassofono c'era James Thompson. Che spettacolo. Invito ad andarlo, scusatemi, ad ascoltare su YouTube perché credo che sia il disco più bello che ho fatto. Ancora oggi il testo dice parole che sono di un'attualità totale. Poi, negli anni 90, con la collaborazione coreografica e la regia di Claudio Ferraro, coreografo di Stasera mi butto di Beato tra le donne, e insieme al maestro Maurizio Tirelli, ho scritto, il testo l'ho fatto tutto io, ho scritto Favole magiche, un rap dove io dico, sono un cantastorie dell'anno 2000, ho 100 più canzoni per mettere tutti in fila. Se mentre stai ballando da un occhio pure a me, è facile rivivere le favole dei re, di quando era più semplice far ridere un bambino, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, ho i Basta buttare un brividi, Enzo, gatto, ho i brividi, un ma te tu, paperino. Enzo, tu mi fai svenire, te lo dico, No. sinceramente, che spettacolo. Complimenti, veramente, complimenti, complimenti. Grazie. Ma ti Poi, volevo. Ah, sì. da quello lì, nel periodo, ho fatto lavori per Zucchero, ho fatto lavori per i Pooh, ho fatto lavori per Raff, ho fatto lavori per Balsamo, tanto che ho poi partorito questa idea che si chiamava Italia Remix. L'Italia Remix, dove proposi a Tino Silvestri, che poi allora era il ragazzo di bottega di Maurizio Chini,
Cannici, che era il responsabile estero e compilation della CGD, e quindi diventò anche il direttore artistico di Ligabue, praticamente. Mm. E con Tino Silvestri, siccome io spingevo la musica italiana, dicevo facciamola, mi diedero i 24 piste, i 24 tracce, e andai allo studio Sant'Anna vicino a Modena, Castelfranco Emilia, con Gianni Salvadori, mio caro grande amico e chitarrista eccezionale. Andai e inventammo questo Italia Remix, che allora, se ti ricordi, c'era la pubblicità delle dietorelle, oltretutto. E vendemmo quasi 100.000 copie tra vinili, mix e cassette, perché ancora c'erano le cassette. E vendemmo veramente un bel po'. E questo amore per la musica italiana io l'ho sempre dimostrato anche in tempi non sospetti, quindi antecedenti al Bandiera Gialla. Certo. La mia esuberanza e la mia voglia di gioco è sempre stata protagonista, perché se nella vita non giochi è una rottura di coglioni totale. Mm-hmm. Cioè nella vita, tolto il gioco e far l'amore, il resto è di una noia mortale. È vero, condivido. L'unica cosa bella è vivere la vita e osservare la vita, guardare la vita, guardare il meraviglioso pianeta nel quale viviamo e rendermi conto che vivo di fianco a imbecilli di una quantità esagerata. Io stesso qui, in questo posto, che io dico abito nel buco del culo del diavolo adesso praticamente, abitiamo in 79 persone, non ho neanche il bar in questa frazione. C'è il bar solo quando è aperto il ristorante dal giovedì al venerdì, alla domenica. Basta. Sì, sì. Non ho un negozio, non ho un tabacchi, non ho niente. Ma nonostante faccio sterrati, riesco a trovare materie buttate anche in questi posti. È incredibile. Vogliono cambiare, ma non cambieremo mai. Enzo, ho visto i tuoi video sul tuo profilo. Come possiamo cambiare il mondo? Lo possiamo cambiare se la nostra terra la lasciamo libera da noi, andiamo tutti da un'altra parte, la terra ritornerà un paradiso. Perché non riusciamo a godere del bello della vita, dobbiamo storpiarlo. Siamo purtroppo malformati e malfatti mentalmente in nome di un progresso che ben venga, di una tecnologia che ben venga, perché ha portato miglioramenti alla salute, ma dall'altra parte ha fatto dei danni incalcolabili. Non è più un mondo che mi appartiene. Vivo la natura, perdonami Massimo, vivo la natura ogni giorno guardando le macchine che lavorano la terra 12 mesi l'anno. Ho conosciuto tutti i contadini, che non chiamare i contadini è limitativo, imprenditori agricoli della zona, mi hanno spiegato cose che io prima non conoscevo. Veder nascere, dire ecco adesso hanno piantato il grano, prima non sapevo neanche quando piantavano il grano, cosa si faceva, come avveniva. E la vita è così bella che se tu non hai amore dentro è meglio che lasci perdere. Ma lo sai che io ho 56 anni, no? E chi mi conosce lo sa, non è una sviolinata perché l'hai detto te, Certo. Però io veramente dico sempre alla mia ragazza Giovanna, dico: Giovanna, a me questo mondo non mi appartiene più. Oh, vedi? No, guarda, chi mi conosce lo sa, perché io sono seguito anche dei filmati. Io mi fido. Se dici delle casate, la figura brutta la fai te. Sì, non fatti. Mi sento a disagio, sai Enzo, mi sento molto a disagio. Bravo, io però, guarda che, credimi, mi dicono con le battaglie vaccinati, non vaccinati, allora è giusto che tu, ma dico, ma io di andare a fare l'aperitivo, di andare in una discoteca, di andare ad un evento, conta che io non sono mai andato a un concerto, perché ne ho visti talmente tanti negli anni 70 dentro locale,
e ho invitato dai Pooh, da quello, da quella, e i primi concerti di Vasco, che quando c'è stato Vasco a Modena, io avrei potuto andare nel backstage e o forse anche andare sul palco a mettere la musica prima del concerto. Non mi sono neanche presentato, non ho chiesto niente a nessuno, con il massimo rispetto per un amico che io ho conosciuto prima di tutti gli altri, perché io ho conosciuto Vasco nel 1974 in un locale a Modena. Io lavoravo al Terminal, Cogniento, San Geminiano, per i modenesi, perché c'è il santuario di San Geminiano. Mi dicono che deve venire, ti sto dicendo la verità, la storia, come è andata, come è successo. Mi dicono che deve arrivare uno di Zocca, perché i proprietari del Terminal erano proprietari anche del China, che fino ad allora andava con le orchestre, come tutti, col fureggiare nei 74-75 delle discoteche, anche loro passavano a discoteca e quindi provavano dei DJ, giustamente, perché allora dicevi DJ, dicevano sì, chi è? Pensavano fosse una malattia, è grave, ti dicevano. E io dico ok, quando viene lo faccio lavorare, così. Ero nell'ingresso del locale, fatto con la tettoia, era un locale estivo, la tettoia, e il locale da 2500 persone, e vedo arrivare questo ragazzo, capelli biondi, riga nel mezzo, lunghi fino a qua, con una gnocca di Roma, ecco, di una bellezza spaventosa. Una cosa infernale, tanto che io lui l'ho guardato un attimo e mi colpì il fatto che arrivò con lei da una parte e per mano e dall'altra nella mano la bottiglia di Chivas Regal. Fece la sua prova, fu scartato. Fu scartato, e tu sappi che da allora, quando Vasco fece Punto Radio, io lavoravo per Snoopy Dischi di Reggio Emilia, ma non era il primo negozio. Io ero già stato responsabile acquisti e vendite di un negozio importante di Modena, il Cavaliere Armando della Casa di Via Farini, e io ho aperto il Picker Sound di fianco al Picchio Rosso, ed ero io il direttore responsabile. Quando venni via dal Picker Sound per andare da Tosi, che era anche mio socio con Radio R a Reggio Emilia, io andavo a Milano a scegliere i dischi e a prendere l'importazione, e per le conoscenze che avevo a Milano, se c'era la copia singola, e tu sai cosa vuol dire una volta la copia singola, perché una volta avere le novità non era per tutti, oggi c'hanno tutto tutti. Allora, ci sarebbe da parlare una settimana solo di quel punto qua. Quindi, quando avevo la copia singola, ero costretto io, che l'avevo presa, a registrarmela per metterla sulla Radio R su cassetta, perché il vinile doveva andare a Punto Radio per contratto. E poi dopo con Vasco tutto fino a quando lui è diventato star, l'ultima volta che ci siamo visti fu a Radio Italia Vera a Milano. In intervista, e lui era tornato da poco dal suo viaggio in Giamaica, e parlammo chiaramente della Giamaica, della Maria là e la Maria qua, eccetera eccetera. Allora mentre ridevamo e scherzavamo, gli ho detto: vecchio, hai fatto bene a fare la rockstar. Lui mi ha guardato e mi ha detto: perché? Ho detto: perché se facevi il DJ arrivavi secondo. E lui mi fa: ma non è mica detto. Ho detto: mi dispiace, non hai più il tempo per dimostrarlo.
Questo è stato l'ultimo scambio di battute che io ho avuto con lui. Bellissimo, bellissimo. Tutto ciò che dico è assoluta verità e storia. Non mi permetterei mai di vantarmi di ciò che io non ho fatto. Odio vantarmi di cose che io non ho fatto. Enzo, mi racconti brevemente brevemente bello, eh? No, la Band of Jokes. La Band of Jokes, te la sintetizzo, era il primo anno di Bandiera Gialla, quindi fenomeno dell'estate, vengo chiamato alle rotonde di Garlasco per la trasmissione DJ Musica. Quando arrivo, io, convinto di essere della Band of Jokes, sono già in 10. Ah. Quindi io avrei dovuto fare l'intervistatore ai DJ. Ho guardato Gianni Naso e gli ho detto: guarda, perdonami, ma io, dopo quello che ho combinato quest'estate, mi dispiace di venire qui a fare l'intervistatore dei miei DJ, dei miei amici DJ. No. Cosa succede? Gianni Riso, che era nella prima formazione, personaggio incredibile, lui si sente come uno che regala popolarità agli altri entrando in quel gruppo, e si tira fuori. Gianni De Berardini, mentre sto per andarmene, mi chiama e mi dice: vieni che sei dentro. Vengo vestito da Blues Brother e con la laurea d'angelo. Vengo intervistato, tra l'altro, da un mio carissimo amico che era imbarazzato a intervistarmi, ed è Massimo Poggini, giornalista di un'amicizia unica con me e soprattutto il primo giornalista che al tempo del Boy Music mi diede spazio, ed entrai in quella famosa gara che venne vinta da un DJ del Maroccone di Lavoro. Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce con un rap su un rap, ci conosci dalla voce, sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio dischi nel frame, ti diverto con poco con la Hit Parade alla radio di TV, sintonizzati con Mauro, la tua marcia in più, e adesso insieme a Gianni con il suo video DJ un salsa di Kikrio sul mare della voce, se la doccia è gelata te le foto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più, non pensarci più, ma ricordati di noi, Leopardo, Tony e Max, i migliori amici tuoi. Grande! Mito, mito! Che spettacolo, Enzo! Mi stai facendo un regalo pauroso, veramente. Ma ce ne sarebbero! Me lo immagino, me lo immagino! Tra raccontabili e non raccontabili! E non raccontabili e non raccontabili! Storie inenarrabili! Ma il disco con Stefano? Il disco con Stefano è stato un punto d'arrivo, anche lì rischiavamo di fare anche per la mia cocciutaggine, che volevo fare il tecnico del suono, ma non ci capivo più di tanto e non sapevo come fare. Facemmo questa Everybody Disco Dancing e lì capisci perché una Ford del 66 è una cagata, come una cagata questa qua, perché i suoni fanno veramente venire il vomito, fatto con lo stesso che fece una Ford 66. Mentre quando venne fuori il disco di Stefano, That's a Wild World, mi sembra che si intitolasse, venne fatto nello studio di Auro Lugli, dopo che avevamo provato a farlo a Piumazzo, nello studio degli Azù, praticamente, di quelli che avevano fatto Situation, e venne fuori da Auro con dei suoni dance e il brano era anche molto carino. Poi Stefano aveva un vantaggio, piaceva alle donne in un modo infernale, ancora oggi è un uomo affascinante. Mai avrei detto che sarebbe diventato un fotografo così, ma invece ha creato un nuovo modo di fare fotografie, foto, arte fotografica, insomma, specialmente anche nelle sue inquadrature, nei matrimoni, molto particolare, e che sia un artista, quello è sempre stato. Però
ha fatto troppo tempo il rappresentante, quindi non pensavo a questo, sinceramente. Sì, grande. Ma poi ci lega un'amicizia ormai. Stefano, lo salutiamo, Stefano. Salutiamo Stefano e Auro. Stefano, l'ho sempre invidiato, tra virgolette, perché le donne con lui, proprio se lo andavano a cercare. No, non è che io mi debba poi lamentare. Ecco, no, perché però, te lo volevo dire. Cioè, ognuno di noi guarda qualcuno con affascino e ammirazione e dice, fossi stato così, però vado benissimo come sono e non ho nessun tipo di problema, assolutamente. Ascolta Enzo, per chiudere, il tuo ricordo più bello della tua carriera o i tuoi ricordi più belli, se ce ne sono due? Bella domanda, Il ricordo più bello in assoluto è quando a Bandiera Gialla, 1983, dissi con la Red Ronnie, adesso metto su quel mazzo lì di fiori. Lui mi ha detto, no, te non ti permettere di mettere su quel mazzo lì di fiori. No, io adesso metto su quel mazzo lì di fiori. Non lo devi fare. Allora c'erano 11.000 persone. Ho fermato di colpo la musica. La gente mi guarda senza fischiare, senza fare niente. Ho detto, adesso vi metterò una canzone. Non sapevo ancora quello che io avrei detto, ma dissi questo. Adesso vi metterò una canzone che tutti quanti conoscete. È una canzone così conosciuta che è impossibile che voi non la conosciate, ed è la canzone che, se siete stati almeno una volta in una gita, è garantito che c'è stato qualcuno che a un certo punto ha rotto i maroni dicendo, e adesso ragazzi cantiamo tutti in coro. Bene, feci partire il coro della SAT, che fa quel mazzolino di fiori, via la musica. Tu immaginati 10.000 persone, 10.000 adesso, quella che era non me le ricordo, che partono insieme all'unisono, che viene dalla montagna. E allora gli feci fare due volte e dissi, stop, domani sera facciamo la seconda parte, poi partì con esplosione. E mi sono girato, ho guardato Red Ronnie e ho detto, non lo dovevo mettere allora. E l'altro ricordo bello è quando l'ultima volta che ho avuto la fortuna di stare sul palco del Bandiera Gialla, con il Remember Bandiera Gialla, dentro al Bandiera Gialla, organizzato da over 30 dell'Altro Mondo Studios, feci tre date e in tre date ho fatto 24.000 persone, 8.000 persone. Andate. E l'ultima data mi presentai vestito da UFO robot. C'è il video in giro, anche la foto. E a un certo punto mi fermai davanti al pubblico e dissi, adesso vi devo chiedere un grande piacere, perché c'è una cosa che vi ho sempre fatto fare e voi l'avete sempre fatta, vorrei che voi questa sera me la faceste fare a me. È partito un forobo, sono venuti, mi hanno preso, mi hanno fatto fare tutto il giro della pista riportandomi sul palco, ed è una cosa che ancora oggi mi dai i brividi a pensarci. Fantastico Enzo, fantastico. Io ti ringrazio. No, grazie a te, per questi aneddoti, per la tua simpatia, per la tua energia, per come sei. Grazie, mi sono divertito molto. Stefano ti ha descritto esattamente come sei. Ti ringrazio veramente. Allora, ti chiedo l'ultima cosa, visto da DJ. Enzo, saluta i nostri ascoltatori. Ragazzi, io non ho bisogno di cercare le parole per salutare degli amici, perché
Gli amici dei miei amici sono miei amici e i nemici dei miei amici sono miei amici. Quindi adesso tutti voi, purtroppo per voi, siete miei amici. Quindi vi saluto d'amico e per farvi girare i coglioni finali vi dico con il cuore, come direbbe la Barbara D'Urso. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao grazie. Ciao ragazzi, ciao, grazie ciao. Massimo, è stato bellissimo. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie, grazie. All right.
Chiami 10 DJ dalla puntina veloce con lo scherzo pro rap, ci conosci dalla voce. Sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio dischi in eventi, diverto con poco. Con le Hit Parade alla radio di TV, sintonizzati con Mauro, la tua marcia in più. E adesso insieme a Gianni, il vostro video J, un salsa di Creole sui mari delle Way. Sei la doccia gelata, il caffè fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più. Non pensarci più, ma ricordati di noi, Leopardo, Tommy e Max, i migliori amici tuoi. Let's all dance, we want to play. Senza respiro, ogni disco Londrin da bere tutto d'un tiro. Tutto di un tiro, tutto di un fiato. A balla questo rap, appena mi sa. Ti sciocca, ti sblocca, non l'aspetti più. Lasci di annodare dagli Yazoo. Ci si può sbronzare con un'aranciata. C'è la band of jocks, la più spericolata. Una band alla caccia delle hit di domani. Tra computer, new dandy e colori africani. Accendete la radio e spegnete la luce. Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce. Let's all dance before you wake up. Scese giù, non sottilizziamo se lei non ci sta più. Con 200 long plane, un caffè, un tramezzino, stravolgiamo la notte perché venga mattino. Stravolgiamo il mattino finché arriva la notte, sulle corde del basso, sulla cassa che batte. A balla questo rap appena mi salto, a nuoto sulla onda di questo filmato. Non fermarti mai e ti divertirai. Lo puoi fare se vuoi, fallo insieme a noi. Let's all dance, we want to make. Di canzoni consumate la notte, donne troppo distratte, lungo i viali troppa vita, non ci interessa, non ci va giù. Poi le mani sulle storie già fatte, ripensare alle cotte che ora non sono più. E cominciano a volare i pensieri, solamente, solamente per tirarci su. Ma sono solo pensieri. Non ci piace più girare la notte a dir le cose già dette. Non vogliamo mica fare le cose di 10 anni fa. Ma cadiamo poi nei soliti errori, donne, gioie e dolori, questo già si sa. E continuiamo a farci male da soli, a farci tanto tanto male, ognuno pensa per sé. Adesso peggio per te. Già fatte, non vogliamo mica fare le cose di 10.
12 anni fa. Poi speriamo che qualcosa migliori e nascano dei fiori in mezzo alle città. Ma continuiamo a stare male da soli, a stare forse troppo male, che di peggio non c'è. E adesso cambia anche te. E se ti svegli non toccarti mai la testa, anche se ti fa male, male da morire. Devi soffrire, devi solo soffrire, devi smetterla di andare a disturbare quelli che non sono, quelli che non sono me. Soffri che tanto ormai la storia è sempre questa. Andare e non andare, sento quanto costa. Se costa troppo non disperare, non pretendere di andare a disturbare quelli che non sono, quelli che non sono me. Dell'anno 2000 ho 100 più canzoni per mettere tutti in fila. Se mentre stai ballando dai un occhio pure a me, è facile rivivere le favole dei re. Di quando era più semplice far ridere un bambino, bastava un cane, un gatto, un topo, un paperino. E adesso cosa credi? Che tutto sia diverso? Che appena volti l'angolo ti trovi già disperso. Tutto il mondo canterà, chi è felice capirà. Tutto il mondo volerà, chi è felice ci sarà. Ci sono le fate bionde o brune ovunque vai, ci sono le tatentate e qui non è la Rai. E come Ricciolo diceva della prima mela, se non la cogli subito qualcuno poi la pele. Tu biondina capricciosa garibaldina trullalà, non fare la smorfiosa, vieni fatti conquistare, perché fino a mezzanotte sei tu la mia fatina. Senti, a proposito, e tu a questa scarpina? Non cambierò, non crescerò, non mollerò, e da grande resterò bambino. Che sei lo specchio, specchio delle mie brame. Dimmi chi è ancora il più scemo del reame. La bella, la bestia, il re della foresta, la pemmaia in bicicletta, la nonna che ti aspetta, e la strega, la vecchiaccia, t'ha donato una primizia. La bissia che strissia sopra la sialissia, e questo tu lo sai, è il mio vocabolario. Sono magiche parole da scrivere sul diario. Favole, sono solamente favole. Magiche, sono veramente magiche. Debole, sono solamente un debole. Uniche, sono veramente uniche. Ciribiri e ci ribai via mo, tre civette fa l'amore lì sopra il comò. Se metti una parola fa un effetto strepitoso, come supercalifragilistiche e spiralidoso. C'è ancora una casetta piccolina in Canada, strizzo l'occhio Pippo e Pippo non lo sa. Ma ramo perché sei morto, lì sarà tenale l'orto, e la capra sulla panca troveremo sta marcanda. Non cambierò, non crescerò, non mollerò, e da grande resterò bambino. Sarmino, mi travestirò, nel giro tornerò, e da grande resterò bambino.
continuo con la E. Adesso provo con la I. Avanti ancora con la O. E per finire con la U. Insieme A, E, I, O, U. E se vuoi vedere come va a finire, diventa grande poi non c'è più niente da capire. Babatti con le mani. Babatti con i piedi. Babatti con i fianchi. Babatti con il tu. L'ho già detto prima e lo ripeto pure a voi. Le favole, sono storie come noi. Ci guardano, ci svelano, ci dicono come siamo. Per diventare grande, no, non prendere il mio tram. Nani, gnomi e fate, è la moda corrente della gente migliore, quella che non mente. Ma vive, sogna, canta, balla finché vuoi. Parola di persuadere, siete voi i nuovi eroi. No, non cambierò. No, non crescerò. No, non mollerò. E da grande resterò bambino. Non stressarmi, mi travestirò. Al giro tornerò. E da grande resterò bambino. No, 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 non passa. No, no, no. No, 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 non passa. No, no. Oh! Batte, batte che sa di tribale. No, no, no. Batte, batte, si ribelle. Non passa, non passa. Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta. E forse non basta. Forse non basta. Confesso di avere paura e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, 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 non passa. No, no, non passa, non passa. No, no, non passa, non passa. No, no, non passa, non passa, non, non passa. Prova a lasciare.
uscita al mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo. Non, 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 non passa. E allora batte, 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 interminatamente batte il tuo animale che nella gente, se lo vuoi ascoltare, ti dirà.